A Cosimo Moscato una sconfitta di misura, possiamo dirla così, 1.000 voti su un totale di quasi 14.000 voti, quindi insomma davvero un po' di soddisfazione nonostante insomma, il rammarico. Sì, un poco di rammarico c'è, ma una grande soddisfazione perché è stato un risultato inaspettato, vista le forze in campo. Il sindaco Burrafato aveva dalla sua dei senatori, dei sottosegretari del governo nazionale, è venuto pure il presidente Crocetta a dare manforte al sindaco uscente, per cui per noi è sicuramente un risultato molto soddisfacente. Se volesse dare un consiglio, un aiuto per poter, diciamo, meglio governare questa città, nonostante il suo programma sia già, lui dice, insomma, completo e tutto quanto, e non ha chiesto neanche al 5 Stelle di avere il programma e tutto quanto, cosa potrebbe dargli al sindaco Burrafato? Ma il nostro programma era molto qualificante, sicuramente una grande attenzione sotto l'aspetto ambientale e sotto l'aspetto della solidarietà sociale che in questi anni è stata completamente abbandonata al suo destino. E poi una grande attenzione ai beni culturali e alla cultura a 360 gradi, senza dimenticare le scuole che sono il tessuto connettivo della nostra società. Per quanto riguarda i cittadini di Termini, insomma, possiamo dire un grazie, un ringraziamento? Ma sicuramente noi abbiamo avuto più di 6.600 voti e quindi a queste persone va il mio personale ringraziamento, ma il mio personale ringraziamento a tutti i candidati, a tutte le persone che mi hanno supportato perché hanno fatto un grandissimo lavoro e sono delle persone importanti dal punto di vista dell'intelligenza e delle risorse che hanno messo in campo che non dobbiamo assolutamente disperdere. È un patrimonio umano importante e vogliamo recuperarlo per metterlo a supporto dei quattro consiglieri comunali che sono stati eletti. Grazie. Prego.